Ayman Minsky è un economista nato nel 1919, morto nel 1996, di origine di una povera famiglia di Chicago. Ha studiato matematica per poi fare un dottorato di ricerca con Joseph Schumpeter, anche un grande economista del pensiero economico, il quale lo ha indirizzato sugli studi dei cicli economici. Che cosa causa l'andamento irregolare dell'attività economica, quelli alti e bassi della congiuntura? Oggi siamo in un periodo di bassa congiuntura, magari anche di recessione. Poi magari fra qualche anno saremo in una fase di espansione o di boom con una forte crescita. E Minsky spiegava che in realtà questo andamento a rialzo o a ribasso dell'attività economica, dunque del prodotto interno lordo, tiene anche a quello che lui chiama una ipotesi di instabilità finanziaria. Vale dire che quando il sistema finanziario, le banche, parlare chiaro, hanno di fronte uno scenario di crescita, danno dei prestiti molto generosi, con i tassi di interesse molto bassi, non solo ad altre banche, ma anche a delle imprese. E le imprese attraversano tre fasi, secondo Minsky, in questa dinamica di crescita economica, di stabilità finanziaria, che destabilizza l'intero sistema, prima finanziario e poi economico, perché inizialmente le imprese hanno ciò che serve loro per ripagare i debiti. Si tratta della fase di protezione. Sono protette perché hanno dei redditi dalla vendita dei beni e servizi che permette loro di ripagare i debiti. Poi, quando vedono che però possono indebitarsi maggiormente per accrescere gli utili, vanno in quella direzione e passano da una fase di copertura dei debiti a una fase speculativa. In questa fase speculativa, le imprese nel loro insieme riescono a ripagare in parte i loro debiti, ma a volte hanno difficoltà nel farlo e dunque devono rifinanziarsi presso le banche. E una terza fase, quella più problematica, è che questa crescita del debito privato, questa bolla del debito privato, arriva in una fase che Minsky chiama Ponzi. Lo schema Ponzi, lo ricordiamo, è quello dove è un po' come il gioco dell'aereo, i debitori crescono perché chi ha ideato questo schema si fa dare dai debitori delle somme e poi li mette sui mercati finanziari. Però a un certo punto chi ha fatto questo tipo di gioco non riuscirà più a ripagare i creditori e dunque lo schema implode. Questo vuol dire che la stabilità finanziaria per le banche come per le imprese li porta ad aumentare i debiti o i crediti, dipende dal punto di vista. Le banche hanno maggiori crediti verso le imprese hanno maggiori debiti verso le banche e a un momento questo non è più sostenibile. Dunque il castello di carta crolla e siamo in una crisi finanziaria. Minsky è stato un autore molto citato dal 2008 innanzi, perché molti ora hanno capito che si poteva predire o prevedere questa crisi in base all'opera di Minsky e dunque evitare il rigonfiamento non di una bolla del debito pubblico, ma di una bolla del debito privato. Erroneamente la crisi della zona euro la si chiama una crisi del debito sovrano. Casomai è un debito pubblico eccessivo in Grecia in questo caso. Ma negli Stati Uniti d'America era un debito privato che ha portato alla crisi del subprime. E dunque Minsky è un economista ancora utile ai giorni nostri per sapere come riformare la finanza di mercato per imporre dei vincoli che non sono solo così una foglia di fico, ma che siano effettivi nell'impedire che questa stabilità finanziaria sia destabilizzante nel prossimo futuro.